all'inizio dell'estate, cosa ci aspettavamo che potesse capitare dal punto di vista ambientale per quest'estate. In quell'occasione erano i primi di giugno, se ricordo bene, e era proprio in quei giorni stava andando in funzione il depuratore di Punta Catelle. Noi da questo punto di vista ero abbastanza ottimista, perché a parte il fatto dell'episodio del 2015, quello è stato appunto, come si sottolineava il sindaco di Sorrento, veramente è stato un episodio particolare, ma comunque c'erano già dei fattori, degli indicatori che ci facevano capire, ci potevano far capire che quest'estate, almeno dal punto di vista ambientale, sarebbe stata migliore. In effetti così è stato, lo posso sottolineare, se da un altro punto di vista, non so, ieri abbiamo fatto un resoconto con la stampa per quanto riguarda l'attività di ricerca e soccorso in mare, dal punto, questo punto di vista vi posso garantire che è stata catastrofica, nel senso che purtroppo abbiamo avuto parecchi incidenti e purtroppo abbiamo avuto anche dei decessi di qualcuno qui a Sorrento alla Pignatella, quindi lasciamo stare questo come il tema del convegno, ne abbiamo parlato ieri. Però dal punto di vista ambientale vi assicuro appunto che, confortati anche dalle analisi dell'ARPAC, che dal punto di vista ambientale le cose stanno andando meglio. Certo, la messa in funzione, quindi l'ingresso in funzione del depuratore ha dato una grossa mano. Però, come sappiamo, giusto due parole sul depuratore dal punto di vista tecnico, sappiamo, non so se qualcuno, forse lei ha avuto l'opportunità di visitare, di entrare, stiamo parlando di una galleria scavata per 1,5 km, praticamente passa dalla parte all'altra di Punta Scuteri. È un'opera veramente faraonica dal punto di vista ingegneristico, all'avanguardia, perché si è dovuto costruire un depuratore con delle modalità e con delle tecniche ingegneristiche in modo tale da farlo entrare in una galleria. Ma si è costruito tenendo presente quali sono le ultime novità tecnologiche. Assolutamente non sono tecnico, quindi non mi attento, soltanto per darvi dei numeri. È un depuratore che serve una popolazione di abitanti equivalenti di 100.000 abitanti in tra virgolette tempo di pace, quindi d'inverno, ma che sappiamo bene, fortunatamente queste sono zone che d'estate sono molto più popolate, quindi possono arrivare fino a 140.000-150.000 abitanti equivalenti, la depurazione 150.000 abitanti equivalenti. È una depurazione che naturalmente non ha più la vecchia tecnica dell'abbattimento chimico-fisico, che è assolutamente fuori dalle norme anche europee, ma ha l'abbattimento biologico tramite quelle che sono appunto le caratteristiche dei batteri, lo spessimento dei fanghi e via dicendo. E tutto questo appunto concentrato in una tecnologia veramente all'avanguardia, in una galleria di 1,5 km. Le portate sono anche queste importanti, stiamo parlando, devo leggere qualche numerello solamente, quindi di una depurazione anche questa che va da 1310 metri cubi a ora nel periodo estivo e di 890 metri cubi nel periodo invernale, con un picco di pioggia, in caso di pioggia, pari addirittura a 6550 metri cubi a ora. Quindi sono dei numeri che sono importanti, che vi posso testimoniare che hanno portato e porteranno a una grossa mano per quanto riguarda dal punto di vista ambientale del golfo, della penisola sorrentina. Quello che una domanda che ci facciamo adesso, che vedete, basta, è sufficiente, è una grossa mano, ma non è sufficiente. Si parlava appunto dei rivoli, dei vagoni e della commissione anche bianco e acque nere. Sappiamo bene, io personalmente ho una delega aperta da parte della Procura della Repubblica dell'Annunziata, perché oltre che far male, è un reato che è punito anche severamente dalla legge. Quindi noi come Polizia Giudiziaria siamo all'occhio vigile della Procura, che ha aperto a suo tempo un fascicolo su queste, sia sul funzionamento del prodotto di Punta Gradese, sia appunto su tutte le attività che si portano avanti in caso di inquinamento. Dicevo, il depuratore è un grosso passo in avanti, però quello che volevo sottolineare è che ci vuole una grossa sensibilità.
ci vuole una grossa sensibilità anche dal punto di vista personale, nel senso che noi sappiamo bene che la morfologia della costa della penisola sorrentina fa sì che tutto quello che viene buttato in terra va a finire in acqua. Il traffico che abbiamo qui sulla penisola sorrentina porta centinaia e centinaia, viva Dio, perché è un operatore turistico, ma non chi ci incai, infatti io sono un dovuto scoprire anche qui, non sarei ancora entrare nel traffico. Il passaggio di tante macchine, tanti pullman, porta appunto le impronte dei pneumatici sulla strada, e una volta in una situazione di là, la definizione del costo di cura, vedete come il condotto, perché i pneumatici e le macchine sono più grandi. Questo diciamo è una cosa che purtroppo possiamo anche accettare, nel senso che se è una zona turistica, se quello è l'unico fatto che si accede, l'unica via di accesso oltre alla Vesuviana, va bene. Però io mi chiedo, noi abbiamo fatto, c'è un'altra volta che parlavamo con l'assessore, sia così come ci abbiamo anche fatto la polizia del porto di Sorrento, perché buttare le gomme, le pneumatici usati a mare? Ci vuole appunto, noi non lo so, il valoratore anche lascio, mi fanno pagare la tassa di smaltimento. Se noi paghiamo la smaltimento, perché non si ha la sensibilità a avere un gesto semplice? Perché abbiamo trovato tanto di quelle altri figli che non dicevano in acqua, il berretto è per tutti, ma non solo per i danni. Quando il mio meccanico, Marco Carriolo, dice questa parte della smaltimento, ma poi mi fece gratuito, ti dirò il caro. Quindi il depuratore, ci sono grosse opere, c'è l'impegno da parte delle istituzioni, c'è l'impegno da parte delle istituzioni politiche, però ci vuole anche l'impegno da parte del cittadino, la sensibilità da parte del cittadino, perché altrimenti zone come queste, se no, che veramente devono essere preservate sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista dell'interesse turistico ricreativo, non saranno mai. Vi ringrazio, spero di essere stato nei 10 minuti. Grazie.